Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, ho questo pacchetto che mi è arrivato da Sephora, che ormai è lì da tempo immemore. No, non è vero, è più di una settimana però. E quindi vorrei anche aprirlo per scoprire che cosa c'è dentro, perché ancora non l'ho guardato, quindi lo guardiamo assieme. Inizio con dire, intanto, come sempre, grazie alle ragazze di Sephora per qualunque cosa mi abbiano mandato. Comunque, sicuramente sono tra i prodotti novità del periodo. Lo apriamo perché sarebbe anche ora e quindi, no, anche perché sono stata brava ed era ancora chiuso, quindi non l'ho neanche sbirciato e sarebbe ora di guardarlo. Dunque, tiro fuori tutto che faccio prima, così speriamo che non ci sia niente che si rompe perché... Allora, ormai... Questo è vuoto. La cosa divertente che ho visto subito dai pacchetti di Sephora... C'è sempre il gel per le mani, ormai è necessario, è sempre utile oltretutto. Questo è della Mercy Andy, gel detergente mani, soft love, un 30 ml, ed è carino perché perlato. Proviamo. È anche profumato. Sempre molto molto utili. Poi vedo vari prodotti e boh, li guardiamo. Allora, 5 prodotti in tutto e sinceramente io non ne conosco neanche uno, quindi proviamo. Dunque, partiamo da sinistra. Questo Ole Henry, insomma, questo marchio qui, Fine Rubanus Oil Control Cleanser. Mi piace. Allora, italiano neanche a parlarlo, va bene, ma facciamo dall'inglese. Purifica, è un detergente per il viso purificante, 60 ml, riduce l'oleosità e purifica i pori. Questo ci piace. A proposito di questo marchio, aspettate perché qui è chiuso, quindi cerco da proprio da sotto, ecco, per non andare a prendere le forbici. Di questo marchio, se non sbaglio, mi avevano già mandato dei altri prodotti che però non ho ancora testato. Ora mi ci metto, li provo tutti, li raggruppo e vi faccio un video unico, perché l'unica cosa che so di questo marchio, che Ole Henriksen, poteva anche prepararmi e imparare come si pronuncia, ma non sapevo cosa c'era dentro a questo pacco. Allora, eccolo qui. So che è un buon marchio, cosa che sapevo, e adesso andiamo a vedere l'inci. Effettivamente non è male, quindi ci piace. Quindi un detergente viso purificante. Che non ha profumo. Dunque, io non vorrei stare premendo qualcosa che... Ha profumo adesso, però è delicato, molto delicato. Menta. C'è la menta dentro, sa tantissimo di menta. Guardiamo l'inci. Menta piperita. Ecco perché sentivo la menta. Sa tanto di menta, quindi vi deve piacere la menta. Comunque lo proverò e vi saprò dire. Intanto andiamo avanti perché ho visto un'altra cosa che ne ho sentito tanto parlare, ma non ho mai provato. Allora, Te Ordinary. Questo qui AHA 30% e BHA 2% Peeling Solution. Ah, è questo. 10 minute exfoliant per il viso. Allora, della Te Ordinary, quindi deve essere quello rosso? Sì. È quello che si apre, sì.
Allora, è un peeling per il viso da applicare col contagocce, si applica sul viso, si lascia in posa 10 minuti e si rimuove. Soprattutto per la pelle mista e grassa dovrebbe essere ottimo. E, ne ho sentito parlare e visto spesso perché dicono sì, è un prodotto cosmetico, ma attenzione perché è un peeling. Ed è soprattutto dalla Lolla, se non sbaglio, che comunque spiega di non lasciarla in posa oltre 10 minuti. Io mi andrò a leggere tutto e lo voglio provare, anche perché The Ordinary comunque sia fa dei prodotti per il viso. Mi piace anche questa confezione che sembra, non è cartone. Cioè, questo è cartone liscio, questo sembra più gommata, è un soft touch in cartone. Comunque, The Ordinary fa dei prodotti per il viso ed è molto validi ed è soprattutto senza averci un prezzo eccessivo. Prodotti per la cura del viso. Il make-up è un'altra cosa, il make-up ha provato qualcosa e lasciamo perdere. The Ordinary, restiamo sui prodotti per la cura del viso che sono buoni. Allora, poi questo della Erborian Milk Peel Balm. Boh. Oddio, ve lo faccio vedere. Erborian, ottimo marchio. Ah, Cleansing Oil in Balm con latte di sesamo. Effetto ristrutturante quotidiano. Cos'è? Se almeno trovo l'inglese, detergere peeling quotidiano, olio in burro. No, ma adesso lo apriamo perché è ancora sigillato. Ma è olio. Di erbe, ma è un olio? Allora, no, ho messo in pausa il video perché sono andata a guardare sul sito perché proprio non sapevo che cosa fosse. Allora, è un detergente oleoso per il viso da applicare alla sera perché ha anche un effetto esfoliante ed è quotidiano. Dici di non applicarlo sugli occhi ed è un olio in balm, quindi è adatto per la pelle soprattutto secca. Non proprio adatto alle mie esigenze, ma curiosa di provarlo. Poi, ultimo prodotto che ho visto, e ho detto: no, era questa la stra novità che anche le altre, perché io gli altri non li ho mai visti. E questo, il T-Real Mascara Magnet, quello magnetico della Benefit. Io non so. Allora, aspettate, la confezione è questa. Dice ad avere un effetto super wow. Adesso lo apriamo. Effetto allungante 36 ore. Ma chi è che tiene una scarpa per 36 ore? Non cola né se frit pass. Dunque, sto traducendo dal francese magari. E dice di avere un effetto magnetico perché ha all'interno delle particelle di magnete che aderiscono alle ciglia e quindi le fanno proprio incurvare e insomma non lo so, e adesso ve lo dirò meglio perché questo qui, l'applicatore, l'applicatore è completamente in silicone. Ci piace. Allora, da quello che ho capito di questo mascara magnetico è che ha all'interno della polvere di questo minerale magnetico che a contatto con le ciglia va ad attivare la loro naturale magneticità e quindi le allunga verso l'alto, cioè quindi le mette quasi in posa. Vedete? Questo è l'applicatore che ha polvere magnetica e quindi sulle ciglia. Credo che sia così. Comunque sia, facciamo una bella cosa. Anche perché io ho due mascara di là ed ne posso provare un altro.
Lo metto subito a testare perché devo capire assolutamente come funziona. Dunque, fatemi sapere quale di questi prodotti vi ispira. Io intanto, se non l'ho già detto, ringrazio Sephora per avermi inviato le novità. Dunque, il detergente per la pelle ed è oleosa, lo metto subito da provare perché sono curiosa. The Ordinary, il peeling, leggo bene le istruzioni perché ho visto su Instagram che ne parlava la Lolla sicuramente. E diceva comunque sì che funziona, ma di stare attente perché comunque è un peeling ed mi leggo bene le istruzioni, così quando ve ne parlo bene anche a voi. Questo sinceramente lo studierò perché non l'ho capito bene, perché non mi sembra adatto al mio tipo di pelle, è davvero molto oleoso, però potrebbe andare bene per il primo step della doppia detersione, perché no? E il mascara lo andiamo a provare subito. Oltretutto c'è il detergente per le mani della Mercy Andy, che a questo punto è un po' liquido, ma guardate, non è trasparente, è un po' perlatino. No, vabbè, mi piacciono queste cose, così mi tolgo anche il detergente per le mani che mi ero applicata sopra. È profumatissimo. È profumatissimo, oh, come ci piace. E niente, spero avete avuto un po' di compagnia con questo video, intanto che spacchettavo le novità così. E non ho fatto le storie su Instagram, non ho fatto foto, ma semplicemente ci teniamo un pochino di compagnia ed basta. A questo punto io stringo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!